Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video delle letture che ho fatto a giugno. Devo dire che è stato un buon mese di letture, tranne un libro, le altre mi sono piaciute molto. Come sempre, giù nell'info box troverete link di tutti i libri che vi mostro in questo video. Sono link affiliati ad Amazon, Feltrinelli, IBS. Questo vuol dire che in caso di un ordine tramite uno di questi link, per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà con il canale. Detto questo, allora, il primo libro letto a giugno è stato Il sangue arcano di Gian Piero Renda. È il secondo volume di questa saga epic fantasy, dark fantasy, che a me sta piacendo moltissimo. In questo libro, rispetto al primo, questo libro è più lento. Si prende il suo tempo per farci conoscere meglio e approfondire meglio la psiche dei vari personaggi. Quindi riusciamo a scoprire anche qualcosa di più sul potere di Lara e anche qualcosa di più sulla storia di sua madre, che nel primo volume, insomma, la madre era un po' accennata e qui è stata approfondita meglio. Devo dire che i personaggi sono il punto forte di questo libro, perché sono molto ben caratterizzati, sfaccettati, e quindi mi sono piaciuti molto. Approfondiamo personaggi vecchi, ma ne conosciamo anche di nuovi. È un libro scorrevolissimo, grazie anche alla scrittura accattivante dell'autore, e è un libro ricco di colpi di scene, intrighi, sottotrame che ti prendono e ti catturano, ed è un libro che prepara le basi a un terzo volume che potenzialmente potrebbe essere una bomba. Il primo volume finiva con un colpo di scena pazzesco, il secondo anche, quindi io non vedo l'ora di leggere il terzo. Per il momento questi due primi volumi sono stati veramente molto molto belli, ve lo consiglio, vi consiglio per adesso questa saga. Se amate il genere, appunto, dark fantasy, epic fantasy, buttatevi su questa saga, perché veramente è ben curata. Il cartaceo poi è anche bello esteticamente, con mappe eccetera, e quindi niente, ve lo consiglio. Altro libro che ho letto, questa è stata una collaborazione con l'autrice Olga Tri, è La leggenda della sorgiva, edito Segreti in giallo ragazzi. Qua è un libro, è un romance, una fiaba. È un bel libretto cicciottellone di 400 pagine circa, ma è un libro che scorre velocissimamente. Allora, a parte il fatto, la copertina meravigliosa e anche le illustrazioni all'interno del libro sono state realizzate dall'autrice, che è veramente molto talentuosa non solo come scrittrice, ma appunto anche come illustratrice, disegnatrice. Allora, qua siamo nel 1998 e Edmond e Nathalie si trasferiscono a Cedric. Edmond ha ereditato la casa, appunto, dei genitori in questo piccolo paesino, e quindi si sposta lì con la figlia Nathalie per sistemare queste faccende burocratiche. Nel frattempo il padre deve anche un po' cercare di ritrovare se stesso, capire che cosa vuole fare, sistemare un po' delle cose lasciate in sospeso nel passato. È stato lasciato dalla moglie ricchetta, e in tutto questo però anche la figlia troverà dei benefici nello stare a Cedric, un po' una sorta di riscatto per entrambi. La figlia ha dei problemi di balbuzie e niente, è un libro dolcissimo, dolcissimo, carino, è un libro coccola, sono 400 pagine che scorrono alla velocità della luce. I personaggi sono molto caratterizzati, sono ben sfaccettati e sono dei personaggi molto molto realistici, e questo fa sì che il lettore riesca a immedesimarsi, a empatizzare con loro, a tifare per loro, e io ho amato moltissimo i personaggi. Tutti quanti, ma in particolare Nathalie e Rémy. Sono due ragazzi che a me sono piaciuti da subito. Rémy, un ragazzo dolcissimo, anche Nathalie, insomma, i personaggi io li ho adorati. E quindi niente, è un libro che a me
è piaciuto moltissimo, con queste atmosfere romantiche francesi, con questo calore estivo, il profumo dei cedri, insomma, una lettura coinvolgente, fresca, una lettura perfetta per questo periodo estivo. Super super consigliato. Altro libro che ho adorato tantissimo è Lunar Eclipse di Tecla Anita Rodighiero. È un fantasy giallo ambientato a Seoul, quindi io non avevo mai letto un libro ambientato in Corea, un libro fantasy ambientato in Corea e mi è piaciuta tantissimo questa ambientazione. Allora, di che cosa parla questo libro? Abigail è conosciuta dal mondo sovrannaturale come la cacciatrice di Chicago e viene chiamata a Seoul per indagare su una serie di omicidi. Lei appunto è un agente ed è anche una strega, quindi fa parte di quella sfera, di quella parte sovrannaturale. Qua Seul conoscerà molte creature sovrannaturali, seducenti, interessanti, si ricrederà un po' su alcune cose e niente, succederanno varie cose. È un libro che secondo me va un po' scoperto, va letto, anche un po' a scatola chiusa. È un libro che a me è piaciuto tantissimo, intanto per le atmosfere. L'autrice è bravissima a portare il lettore all'interno della Corea. Mi è piaciuto tantissimo questa ambientazione, le tradizioni, la cultura. Ci sono anche dei demoni che fanno parte appunto della mitologia coreana. Insomma, è una parte della storia molto interessante, ben costruita, che a me è piaciuta moltissimo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è la parte investigativa della storia, perché effettivamente mi ha tenuta incollata alle pagine, è interessante, è intrigante, mi ha catturata da subito. Volevo capire chi era questo assassino, come mai uccidesse i licantropi, eccetera, eccetera. Quindi questa parte, per quanto mi riguarda, è ben costruita, come sono ben costruiti anche i personaggi. Personaggi che sono ben sfaccettati e la cosa che mi è piaciuta è che in questo libro troviamo sia i licantropi che i vampiri, oltre a un'altra serie di creature mitologiche e fantastiche molto interessanti. Però la cosa che mi è piaciuta è che questi vampiri e questi licantropi finalmente sono diversissimi da qualsiasi altro libro. Intanto abbiamo vari tipi di licantropi, non ci sono solo i lupi mannari, ma abbiamo tigri mannari, puma mannari, insomma ne abbiamo di diversi tipi e poi per una volta non sono licantropi e vampiri a lottare tra di loro per conquistare la bella e stupida protagonista del libro. Quindi questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Se cercate un libro diverso dal solito, sia per le atmosfere sia appunto per le dinamiche, io vi straconsiglio questo libro, perché a me è piaciuto tantissimo e tra poco uscirà anche il secondo volume, perché questo è il primo di una saga, di una trilogia. Altro libricino letto praticamente per caso è Nero Pesce. Un libro appunto che avevo acquistato per caso, un po' attirata dalla copertina, un pochino dalla storia, però veramente avevo letto due righe della trama. Nero Pesce è scritto da Sofia Lamberti ed edito Albatros. Parla di alcuni adolescenti che stanno scontando una pena in un carcere minorile, nel carcere minorile più famoso in Italia, che è Nero Pesce. Siamo intorno alla fine degli anni 50. È un libro veramente piccolissimo perché sono tipo 130 pagine più o meno, scorre molto velocemente, in ogni capitolo troviamo un punto di vista diverso, quindi mano a mano conosciamo tutti i ragazzi presenti al Nero Pesce, conosciamo la loro storia, i loro pensieri. È un libro molto cupo come è Nero Pesce, chiamato così proprio per il suo colore. Questo carcere minorile è tutto nero, quindi queste atmosfere cupe, opprimenti, ma intorno a tutto ciò aleggia sempre un alone di
di speranza, perché questi ragazzi cercano in ogni modo possibile di tirare avanti, passare la giornata, scontare la pena, cercare in qualche modo di tornare a una vita normale. Ragazzi che insieme, anche se sono molto diversi tra loro, insieme costruiscono una famiglia all'interno del Nero Pesce e il Nero Pesce diventa la loro casa. È un libro veramente tanto commovente e la cosa che mi è piaciuta moltissimo è il finale che mi ha completamente spiazzata, mi ha completamente lasciata a bocca aperta. Avevo annusato un po' qualcosa, ma non così, e devo dire sono rimasta scioccata. E nei giorni successivi ho pensato varie volte a questo libro, a questo finale. Quindi complimenti all'autrice, è un libro assolutamente da leggere per quanto mi riguarda, super consigliato, un libro profondo, ma un libro comunque piccolo che si legge in pochissimo tempo e che vi consiglio assolutamente. Altro libro che ho letto per una collaborazione è La maledizione della scimmia di Giada, di Alessandra Mazzilli. È un cozy fantasy di circa 50-60 pagine, quindi un libricino veramente molto molto piccolo. Abbiamo un'anziana hippie che insieme a Osvaldo, il suo gatto, gestisce un negozio New Age in un vicolino di Perugia. È un semplice vicolo che però attrae studenti, alieni. Succedono varie cose, quindi abbiamo anche degli alieni in questo libro. È un cozy fantasy weird, molto 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 particolare. Non vi dico altro perché il libro è veramente piccolino. È un racconto che non mi ha per niente delusa. Io cercavo qualcosa di frizzantino, di fresco, di leggero, di divertente. Questo libro è stato tutte queste cose. I personaggi mi sono piaciuti tantissimo perché sono proprio divertenti, hanno reso la lettura simpatica, ho sorriso varie volte e ho passato veramente una mezz'ora, un'oretta a leggere questo libro, veramente super relax, serena e mi è piaciuto tantissimo. Un racconto bizzarro con dei personaggi bizzarri, una storia buffa e appunto l'autrice è stata molto brava a mischiare il weird con la comicità, con il fantasy, con il cozy fantasy, è stata molto molto brava perché è venuto fuori un gioiellino di racconto che vi straconsiglio. Se volete passare un po' di tempo spensierato e divertente, questo racconto ve lo straconsiglio e non è semplice in sole 55 pagine riuscire a trasmettere molte emozioni e quindi complimenti all'autrice. Ultimo libro che ho letto è stata un po' una nota dolente perché purtroppo non mi è piaciuto e si tratta di Una strega a New York City di Sonia Vela, un libro di 100 pagine circa, un urban fantasy. Abbiamo Greta che si trasferisce a New York dopo una delusione d'amore ma non troppo specificata da una sua amica. Lei decide di non abbandonarsi più all'amore. A un certo punto però succede che c'è uno spirito malvagio che vuole vendicarsi e si scopre varie cose, insomma parte anche una trama fantasy. Allora, la cosa che mi è piaciuta è la scrittura. La scrittura è molto semplice, molto scorrevole, il libro si legge velocemente, non è una scrittura noiosa, quindi la scrittura mi è piaciuta molto. La cosa però che purtroppo non ho apprezzato sono i personaggi, perché nessun personaggio è caratterizzato, sono dei personaggi piatti per nulla caratterizzati. Addirittura tanti personaggi, a parte due, tutti gli altri personaggi sono quasi tirati dentro la storia senza un minimo di presentazione, senza approfondirli più tardi. Quindi io spesso sbucavano fuori dei nomi come se questo personaggio fosse già stato presentato. Quindi io mi chiedevo: ma questo, ma chi è? L'ho già visto, ne ha già parlato prima. E poi diceva due righe dopo un po' sulla sua storia, su chi era, eccetera. Però ecco, questa cosa a me non è piaciuta. E non è perché il libro è di 100 pagine, perché ad esempio il racconto La maledizione della scimmia di Giada ha 50 pagine, i personaggi sono la cosa migliore del libro, quindi
Mi dispiace molto, leggerò altro dell'autrice, però questo purtroppo non mi è piaciuto. Ok, quindi questi sono stati i libri che ho letto a giugno. Fatemi sapere se voi avete letto qualcuno di questi libri, se avete altri libri da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!